Siamo ormai nel pieno del cammino della Quaresima ed è una visione luminosa quella che oggi si apre davanti ai nostri occhi. Se nella prima domenica, domenica scorsa, il racconto prima della tentazione di Adamo ed Eva e poi delle tentazioni di Gesù ci ha messo nella condizione di poter riflettere su quella terribile condizione umana che lega la propria soddisfazione al possedere qualcosa che poi debba dargli soddisfazione. Ecco invece che come il Signore nel racconto del Vangelo di Matteo vince le tentazioni presentandosi davanti a Dio Padre, e così noi oggi contempliamo nella trasfigurazione la luminosità dell'essere con Dio, la luminosità del vedere come gli apostoli in Gesù la perfezione dell'umanità nuova. Quell'umanità nuova che è stata annunciata ad Abramo, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, e poi ripresa dall'Apostolo Paolo. È l'umanità che vive in dialogo con la luce, vive in dialogo con Dio, vive in dialogo con la legge, con i profeti, vive praticamente in questa comunione, in questa condivisione di desiderio, di speranza dell'umanità di andare incontro a un bene sempre più grande. È vero, questo stride purtroppo con le situazioni di tristezza, di guerra e di conseguenze dei disastri che spesso affliggono l'umanità, come anche in questo nostro tempo. Però è in tutte queste realtà che noi siamo chiamati a vivere in una dimensione nuova. L'umanità nuova, l'umanità che vive con Cristo Signore. È bello per noi stare qui, dicono gli apostoli, è bello essere immersi nella luce, è bello sentire che la via che siamo chiamati a percorrere è una via illuminata dalla presenza dell'amore di Dio, della sua carità. È bello poter essere in fraternità, come a contemplare la grandezza, la bellezza della presenza dell'amore di Dio che dà vita ad ogni cosa. Tutto questo è bello e ci coinvolge ed è un po' la meta. È come un guardare tutta la realtà della storia del mondo trasfigurata, cioè illuminata, e come capace di esprimere tutta la ricchezza del suo aprirsi alla presenza di Dio, alla presenza dell'infinito.